Negli anni 50 l'economia degli Stati Uniti attraversava un boom dei consumi. La crescita della cultura popolare e la proliferazione della pubblicità che l'accompagnava fornirono agli artisti un'enorme quantità di materiale al quale attingere. Molti americani, tra i quali Roy Lichtenstein, Andy Warhol, James Rosenquist, Claes Oldenburg e Tom Weselmann, potevano contare su un passato nell'arte commerciale e sulla familiarità con il linguaggio dei mass media. Come molte altre opere di Lichtenstein, il dittico Wham si basa su un'immagine tratta da un fumetto, un numero di All American Men of War. Sul pannello di sinistra un aereo da guerra americano spara un missile che colpisce un aereo nemico nel pannello di destra. Il dipinto rispetta la natura della fonte, sebbene Lichtenstein avesse apportato una serie di modifiche enfatizzando la drammaticità della composizione. L'artista usò aerei diversi, ingrandì quello sulla sinistra e le fiamme sulla destra e avvicinò i due velivoli. L'immagine originaria inoltre è molto piccola, mentre il dipinto assume dimensioni mastodontiche, riproducendo gli sgargianti colori primari, gli evidenti contorni neri e i punti del processo di stampa per conferire all'opera il gusto dei prodotti realizzati meccanicamente. Nel fumetto, la vignetta fa parte della sequenza che rappresenta il sogno del pilota, ma Lichtenstein isola un singolo momento, estrapolandolo dal suo contesto narrativo e lasciando all'osservatore il compito di ricostruire una storia. La pop art americana includeva a volte un elemento parodistico, e spesso le sue immagini nascondevano un'implicita critica alla società dei consumi che aveva banalizzato la cultura. Sebbene sia stata talvolta liquidata dai critici come superficiale, questa forma d'arte è stata generalmente accettata come una risposta artistica alla cultura di massa. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!